Mister Boscaglia, Italian Sports Award, miglior allenatore giovane, tantissimi complimenti, un premio meritatissimo per una stagione straordinaria sua e del suo Trapani. Grazie, grazie, un premio importante perché è un premio di taratura nazionale. Sono contento che comunque qui ad Acropoli una giuria con popolare più una giuria tecnica abbiano pensato a me con tutti gli allenatori comunque bravi che ci sono, però sono contento. Naturalmente la stagione del Trapani ha fatto tutto, quindi il premio è assolutamente da condividere con lo staff, con la squadra, con i giocatori soprattutto. E niente, sono contentissimo. Si immaginava quel 2 settembre in Trapani Pescara 2-2 che il Pescara chiudesse la stagione nel modo nella quale la sta concludendo, invece il Trapani sarebbe stato lassù a giocarsi dei playoff magari sperati alla vigilia del torneo? No, devo dire la verità, no, per tanti motivi, ma il primo è perché credo che il Pescara assieme al Palermo fossero due squadre che comunque potevano dominare il campionato. Tra l'altro devo anche dire che in quella giornata il Pescara mi fece una grande impressione perché giocò un calcio spettacolare. Noi fummo bravi e fortunati in quella partita che pareggiamo in casa, non ci aspettavamo una stagione sicuramente faticosa e invece poi abbiamo visto com'è andata. E purtroppo il Pescara non si è raccapezzato più, cambiando anche allenatore, con grande dispiacere per Marino che conosco personalmente. Però non so cosa sia successo, perché è sicuramente un'annata disgraziata, dove io, ripeto, penso che il Pescara fosse assieme al Palermo la squadra più forte in assoluto. Prima, durante la premiazione, scherzando, ha detto che ha allenato sempre in Sicilia, però è disponibile. Si libera anche la panchina del Pescara, un pensierino? No, vabbè, scherzavamo, nel senso che comunque io sono stato in Sicilia non per scelta, ma perché ho avuto la possibilità di lavorare lì. Naturalmente negli ultimi anni qualcosa c'è stato anche fuori, ma sono stato troppo bene a Trapani. E nel calcio mai dire mai, nel senso che comunque siamo professionisti, io sono molto legato alla mia squadra, alla mia terra sicuramente, ma questo non significa nulla, significa che sono un professionista che si va dove c'è il lavoro e dove ci sono dei programmi, dei progetti importanti, quindi mai dire mai.